Mandela, 5 dicembre 2013. La stranezza del cielo annunciava una giornata di cordoglio. La tristezza invade l'anima quando il dolore bussa alla sua porta. I cieli, normalmente sgombri dalle nuvole, quel giorno erano popolati da bianchi uccelli, sospinti sempre più alto. Sembrava stessero accompagnando qualcuno verso l'Empireo, quando tutte le nazioni furono avvisate della morte di Mandela. Le persone capirono che i bianchi uccelli erano un segno divino. Molti uomini in questa terra si disperarono, perché una pietra di saggezza si era sgretolata nell'infinito. Rimane ora un ricordo. Un'immagine di un uomo baciato da Dio. Sì, perché Dio non ama solamente la perfezione. Egli ama l'uomo audace, l'uomo che per molti anni ha dialogato con lui serenamente. L'uomo che ha sofferto in silenzio, perché delle crudeli sbarre hanno ostacolato la sua libertà. E ora che Madiba vede il mondo dal cielo, sono sicura che suggerirà al buon Dio di far cadere sulla terra una manna di pace e comprensione, capace di entrare nei cuori di tutta la gente.